un caro saluto a tutti quanti. Oggi, ragazzi, cioè oggi stasera o oggi per quando voi lo vedrete, insomma, quello che è, giochiamo One Deck Dungeon, un gioco che ho in versione tabletop, che ho giocato parecchio tempo fa, però adesso andremo a giocarlo, vediamo se mi ricordo come funziona. Abbandon Game Progress, sì, perché l'avevo provato. Questo è un personaggio del DLC. Noi andiamo a scegliere Dragon's Cave con la maga nella Dragon's Cave. Choose 1 e esatto, andiamo a giocare. Vi faccio anche un po' di tutorial, più che altro vediamo se me lo ricordo. Allora, il gioco funziona così, però ripeto, non prendete, ho roccolato per tutto quello che vi dico perché francamente non mi ricordo. Comunque, voi avete questo tempo che conviene consumato con due unità di tempo, mi sembra perché lo dice il personaggio tutte le volte. Non mi ricordo dove. Comunque, adesso consumiamo, mi sa, altre due unità di tempo e giriamo tutte le carte. No, all'inizio non c'è un consumo. Esatto. Possiamo, giriamo una carta, abbiamo la possibilità di combattere subito se abbiamo dei dadi che ci danno delle possibilità, perché c'è anche un dado questo che è un bonus. Oppure no. Allora, in questa situazione non mi ricordo se dobbiamo affrontare tutta quella roba qua. No, ah sì, boh, non mi ricordo. Scusate. Discard any number. È possibile che sia tutta la somma di quella roba qua. Non mi ricordo, perché secondo me erano separate, però facciamo anche fare così, guardate, Flee, che vi dà un dado e non lo fate subito. Poi giriamo un'altra carta. Non potete guadagnarne più di due, però. Vedete che è così, ma così dovrebbe essere la logica, non ho capito quella lì dove sia. Un gioco comunque bello, secondo me, in single player, ma profondamente sbilanciato se non avete l'espansione. Quindi lo scopo comunque, adesso ve lo faccio vedere, è allora. Voi potete scegliere o questo o questo. Se scegliete questo, dovete fare con i vostri dadi in totale 8 e scudo 2. Lo dovete fare con i vostri dadi generici. Allora, qua noi entriamo e dobbiamo scegliere quale delle due. Ovviamente, vedete, questa qua è la quantità di dadi che abbiamo per ciascuna cosa. Qua naturalmente con due dadi è impossibile fare, quindi facciamo questo. Quindi altre unità consumate. Ok. Ovviamente dadi blu. Non ho capito perché. Ah, perché ho fatto skip. Ah, skip per prendere questi. Comunque ci va di culo perché facciamo 6, 2. Ecco, attenzione a che se non riuscite a inserirli giusti, lui ve lo dà errati. Naturalmente l'abbiamo sconfitto. Allora, una volta sconfitto, diciamo, della carta dello sconfitto, voi potete scegliere di aggiungere 3 d'esperienza. Se prendete l'esperienza, superato un certo livello, non mi ricordo che cosa succede. Potete scegliere di avere questa che va a finire nella
non me la ricordo. Oppure questo che aggiunge un dado qua. Allora, francamente un dado non mi farebbe schifo. Ah no, scusate, questa qui è proprio la skill che si aggiunge sotto, cioè potete girare, potete tirare quei dadi lì che dice, quindi francamente non mi sembra una gran skill. Scegliamo l'esperienza che aggiunge la pozione, eccolo qua. Allora, vediamo se adesso è diventato un po' più, anche perché generalmente quando giocavo io, veramente il tiro dei dadi era una cosa in vera e conda. Ecco qua, ad esempio, dobbiamo fare 14. Poi possiamo, entriamo, entriamo, entriamo con questo, con tutti e due. Ah, scusate, perché adesso abbiamo scelto i due dadi. Questi qua, ve lo dicevo prima, sono due dadi bonus. Quindi quello che è. Anche l'animazione è diventata un po' più carina, devo dire. Ok. Ah, fondamentale che qui sia il numero esatto. Non so se può essere forse più alto. Esatto, può essere più alto, ma non può essere più basso. Cioè non potete metterne due, scusate, non che può essere più alto, ma non potete metterne due. Quindi qua andiamo, vediamo se me li succhia dentro tutti, ma non dovrebbero esserci problemi. Ok, sconfitto. Ovviamente abbiamo usato i dadi, quindi non ne abbiamo altri. Ok. Qua abbiamo più un cuore e un altro. Ah, ci teniamo questo. Ah, anche qui salendo di livello, poi ad un certo punto non è che potete scegliere tutto quello che volete, perché avete proprio dei limiti nei bonus che andate a reperire. Quindi, a prescindere, adesso che non abbiamo dadi bonus, noi, anche se ci sentiamo forti di affrontare questo nemico, che ci può anche stare secondo me, ma comunque noi facciamo Flea ci dà il dado e quindi noi torniamo indietro. E a questo punto, se ci piace, considerando che ci daranno un altro dado, può arrivare a 11, secondo me è fattibile. Così adesso sta diventando giocabile. Io quando lo giocavo era praticamente impossibile sto gioco. Allora, possiamo tra l'altro sceglierla la versione un po' più semplice, perché qua è... Ah, però qua c'ha... Qua è solo arrivare a 11. Sì. E già non è male. E già è male. Però, vediamo. No, non ce la faccio per un pelo. Allora, lui vuole due. Non ce la facciamo per uno. Non ci posso credere. C'è per uno. Ovviamente siamo stati feriti, ci pigliamo due danni. Ok. Abbiamo comunque una pozione che ci fa recuperare i nostri. Allora, possiamo... Perché comunque l'abbiamo vinta in qualche modo. Cioè no, vinta, comunque funziona così. Anche se pigliate i danni, comunque è giocabile. Ah, esatto, vedete, se scegliete questa cosa, dovete comunque scegliere una di queste. Se prendete l'esperienza, ve la dà tutte le esperienze del mondo. Quindi scegliamo l'esperienza. Altrimenti dovete sostituirla a una delle altre. Quando finite le carte che ci sono qua, vi dice: volete scendere? Volete
Volete scendere le scale oppure andare avanti? Ovviamente diventa un po' più difficile se scegliete di non scendere le scale, ma la figata, appunto, come vi dicevo, che con l'espansione diventa un attimino più giocabile, un po' più bilanciata. Ma qua questo gioco qua era veramente super sbilanciato, eh? Era veramente una roba allucinante. Adesso, per esempio, già le prime partite che mi sono fatto, vabbè, cioè, ci sta che perda, non è che devo vincere tutto a prescindere. Però è un attimino più umano. Sì. Dai, entriamo. No, ho detto da entriamo. Allora, lo facciamo con la spada del potere. Entriamo con tutti e due i dadi. Molto bene. Abbiamo già praticamente ottenuto il risultato solo così. Prima eravamo un po' sfigati, adesso siamo super a posto. Allora, buttiamogli subito tre qua. Qua spacchiamo su tutto e ci prendiamo l'incontro, ci prendiamo tutto. Increase up to 4 of your dice by 1. No, ci prendiamo l'esperienza. Eccolo qua, vedete, sono finite le carte. Scendiamo, andiamo avanti. Queste qua sono praticamente infattibili. Quindi scendiamo. Adesso si gira questa. Esatto. E si riparte. Di fatto avete altre pozioni che stupidamente... Ecco, questo ho fatto una cazzata io. Avrei dovuto pigliarmi le pozioni. Consuma altri due. Dobbiamo fare 11 con questa. Direi che entriamo. Sembra che l'abbiamo beccata prima, tra l'altro. Cioè, quando ho giocato io la prima volta con questo gioco, praticamente facevo sempre solamente due. Ah, cazzo, no, tutta quella roba qua dovevo fare. No, abbiamo perso. Sì, è inutile metterli giù, perché tanto, cioè... Diciamo... Possiamo fare un bel 2, possiamo fare un bel 6 e poi ci manca tipo un bel po'. Qua usiamo l'healing. Attivo. Fli. Entriamo di qua. Ovviamente Fli. Adesso non possiamo più guadagnare nulla, però. Vediamo di riuscire a beccarne uno affrontabile. Assolutamente Fli. Infattibile. Fli. Allora andiamo a vedere cosa si potrebbe affrontare.
Allora, abbiamo proviamo con questo. Speriamo, ecco, configuriamoci. Sono questi i tiri che fanno un po' girare il cazzo, però non è che potete farci niente. Perché qua dovete azzeccarli, cioè, ripeto, superiori sì, inferiori no, quindi abbiamo già finito. Vedete co cosa succede quando sbagliate il combattimento, ma noi ci giochiamo ancora. Forfè. E ricominciamo. La trappola. 14, potremmo farlo. Allora facciamo così, free. Prendiamo il dado, dobbiamo fare 14 praticamente con 5 dadi. Ci sta. Ah, cazzo, ma c'è sempre quello in alto. Che palle. Sì, però ecco. Scusate, avevo detto che avevo sempre dei tiri buoni. No, no, non è vero. No, no. Va bene. Subito 3 danni Ale. Ovviamente beviamo subito le nostre pozioncine. E siamo a 0 pozioni. Molto bene. 3 di. Questo forse è affrontabile. Ecco, questo scusate, mi dimentico sempre. Questo è fisso, eh. Quindi dobbiamo fare 11 con 2 dadi. Ok, questo non è assolutamente fattibile. Quindi andiamo a farci questo. Ovviamente andiamo di qua. Ma perché il problema è che, per esempio, la magia gestita un po' così. Mentre l'abbiamo fatto con 2 dadi praticamente. Andiamo a dargli la soddisfazione di usarli quelli blu. Prevent one. Questo è bello. Cazzo, potevo usarla prima. Che deficiente. Avrei perso. Vabbè. Lui consuma. Questi sono, come vi dicevo. Quando lui fa vedere il tempo che passa, in realtà sta scorrendo delle carte. Secondo voi come cavolo fa uno? Cioè, come fate a giocare una roba del genere? Facciamo questo. Cioè,
Guardate che meraviglioso, prima di iniziare già lui vi mena. Ma porca di quella puttana, ma è possibile che faccia sempre uno o un qualcosa? Cioè. Allora. Devo fare. Allora, non ho un 6, quindi è già finito. È inutile. Allora, facciamo così. E siamo morti. Vedete quanto cazzo è cazzuto questo? Facciamo new game. Scegliamo un altro personaggio. Vediamo che caratteristiche ha. Forever two, you would lose, prevent one. Però non potete prevenire il danno in altro modo. Mi piace il paladino. Paladino. Star Game, scegliamo Dragon's Cave, ma più che altro perché è la... il paladino. Più che altro perché è l'unica un po' più semplice, perché le altre sono ancora più stronze, pensate voi. Ovviamente direi di no. Allora, questo qui sicuramente sarebbe potenzialmente fattibile. Fattibile con grossissime virgolette. Questa. Questa secondo me è fattibile. Quindi entriamo. E la facciamo con questa. Buttiamo dentro i due dadi. Perfetto. Vabbè, qua il risultato ormai va già bene. Quindi gli mettiamo un bel 2, gli mettiamo un bel 6. E gli mettiamo un bel 5. Risultato ottenuto. End. E ci pigliamo più vita, più forza. Carichiamo qua. Tra l'altro Groupie Nose sotto non è male. È un altro uguale. Cioè sono duplicati. Questo consuma il tempo. Apriamo anche questo. Questo sì, evidentemente si può giocare anche in cotesto modo. Allora, giochiamocela. Ovviamente ci prendiamo il dado che non ci aiuta brillantemente. Non è un master di generosità. Ok, allora 3 dobbiamo darglieli. Cazzo, qua abbiamo già questo, per esempio non possiamo metterlo. Potremmo metterne uno nero generico. Per esempio qua, vedete, questo ci sta, però qua dobbiamo metterne almeno uno da due o superiore, ma qua siamo già fottuti, questo non può mettersi da nessuna parte, forse qua in alto, no neanche, possiamo mettere il 4 qui, questo qui, ma non possiamo fare altro, and anyway. Però ci dà qualcosa, ovviamente. E ci guadagniamo l'esperienza per poter adesso utilizzare, eccolo qua, più un dado, 3 items e 3 skills.
Allora, io adesso sono... Mi sento molto molto fortunato, eh. Col cazzo. Me ne serve una da 6. C'è per una. A questo punto change tu your non dice to be. Ci sta. Consumiamo. Bacherozzo, secondo me era affrontabilissimo. Un cazzo, Fli. No, restiamo qua. Proviamo a vedere che succede. Fli. E scendiamo. Consumiamo. Vedete che adesso sono doppie le richieste, quindi diventa molto più difficile. Però abbiamo 5 dadi più quello, quindi possiamo fare questo. Così mi carica il Flea. Non so perché non me l'ha caricato, però vabbè. Anche questo volendo è giocabile. Cazzo, non ho più free. Vabbè, ce la giochiamo. Ce la giochiamo, ce la giochiamo. Qua, signori, se non ho un 6, non ci andiamo da nessuna parte. Niente. Tutti questi dadi, manco un 6. Quindi abbiamo già finito. E qua cosa aggiungiamo? Vabbè, però ci sta. Mi sento molto fortunato e quindi ci giochiamo questo. Eccolo qua, il 6. Sì, signori, non esce mai, cazzo, però possiamo giocarci. Ah, quella in alto. No, no. Mamma mia. Cioè. Ecco, capite un po' come funziona. Capite bene come è semplice questo gioco, che poi è semplice, è proprio stronzo. Cioè, è troppo fortuna. Va troppo a fortuna. Cioè, ma poi il 6. Cioè, 6 perché li somma. Cioè, qua vuol dire 6 che andate a raccogliere. Cioè, qui invece è un 6 se non lo beccate. Però qui. Ah, no, no, no. Vediamo cosa c'è dentro. No, decisamente no.
Ma figa, ma ragazzi, ma sempre 6. Vabbè, entriamo. Doppio 6. Va bene, però non ci lamentiamo. Allora, se lo... Vabbè, 2, 6 e il resto. Green 6. Allora... Ah, però qua in questo caso... Stiamo. Simpatico ratto, Flea. Ah, perché ci dà il malus. Ah, allora sì, facciamolo. Non mi ricordavo di questo lievissimo dettaglio. Cioè, ditemi voi quante possibilità ci sono di fare 2 con 4 dadi. Cioè, guarda, cioè, tra l'altro adesso qua mi va proprio buscio del culo infinito, eh. Però, cioè... Cosa bruciamo? Ciao. Vabbè, possiamo affrontare qua. Cioè, questo qui ragazzi è... Non ci credo. No, però scusate un secondo, aspettate. Allora, io posso metterne uno. Vabbè, uno di questi va qua. Vaffanculo, eh. Niente, non ce la facciamo. Che sfiga.
No, poi c'è tutte le volte per uno, poi veramente tutte le volte il 2 è fisso, cioè il fisso, vabbè, è una roba, non si riesce proprio a non avere due almeno 177 miliardi di volte. Cioè, è pazzesco. No, no, confermo che è bilanciato col culo, ogni tanto lo aggiornano, però è bilanciato veramente col culo. Cioè, le statistiche con le quali mi salta fuori 2 è tipo l'80%. Questo è assolutamente ingiocabile. Vabbè, proviamo questo. Cioè, sicuramente saremo pieni di due. Cioè, guardate che cazzo di dadi, neanche un 6, quindi niente. Ok, con questa morte finisce qua il gioco. Ovviamente non vi sarà piaciuto tantissimo. Io non sono sicuramente un bravo giocatore, ma sicuramente anche la sfiga un po' ci mette suo, ma soprattutto è un gioco non fatto bene. Purtroppo anche il gioco single player, che è molto carino, ve lo suggerisco. Poi magari farò una live col gioco in single player. Cioè, è davvero bello, ma senza l'espansione. Ripeto, senza quella cosa lì si sbilancia molto a sfavore della magia, che però è anche la parte che vi suggerisco perché inizialmente è un po' più giocabile, quindi non lo so, è tutto un po' un casino, però fatemi sapere cosa ne pensate, vi voglio bene, come sempre, alla prossima e ciao.